Italia si fanno bonus per i decoder, per ristrutturare case, per i cellulari e per i condizionatori. Ma nessuna idea di futuro per la famiglia. E sono convinto che l'assegno unico è una risposta coerente e immediata. Sono una mamma di 4 figli e non ho avuto nessun supporto da parte dello Stato né per conciliare il lavoro con la maternità né in tema di servizi. Sono qui in piazza per chiedere un assegno unico perché alle madri sia restituita la voglia di poter mettere al mondo un figlio e non dover tribolare in mezzo alla burocrazia dello Stato e pensare di chiedere l'elemosina perché ha avuto un figlio. Io ho 25 anni, vorrei far famiglia, ma il mercato del lavoro è instabile, quindi è difficile. È difficile poter far famiglia, poter far figli. L'assegno unico può dare una possibilità, anche una prospettiva di avere un minimo di stabilità per poter decidere di fare famiglia. Sarebbe un contributo vero, reale, concreto che lo Stato dà alle famiglie, cosa che adesso ancora non esiste. Sarebbe un vero strumento che potrebbe donare certezza e speranza alle giovani famiglie come la nostra, che avrebbero anche intenzione di fare più figli, ma questo è reso impossibile dall'incompatibilità con il mondo del lavoro, dove non esistono servizi e sostegni alle donne e agli uomini che hanno famiglie, ma anche dal punto di vista economico. Ma il solito nostro flash mob per cercare di attirare l'attenzione, sollecitare il mondo della politica, ma non solo, anche il mondo dei media, dei sindacati, delle imprese, perché dal tema della denatalità non se ne esce solamente con la politica. L'opinione pubblica deve comprendere che dobbiamo tornare a mettere risorse nelle tasche delle famiglie. Noi in questa fase stiamo chiedendo l'assegno unico perché siamo convinti che possa essere quella riforma strutturale che può cambiare un pochino questo paese. Rimettendo in tasca delle famiglie italiane delle risorse, nella fattispecie 240-250 euro al mese per ogni figlio, noi andiamo ad aiutare le famiglie a consumare, ma soprattutto a vivere dignitosamente. Una famiglia con queste risorse non mette i soldi sotto al materasso, ma ci va a mangiare la pizza, ci compra la macchina più grande e vive una vita più dignitosa. Perché i nostri figli devono andare necessariamente all'estero a realizzare i loro sogni?